Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su Fallout 76, in questo caso non per fare un vero gameplay, ma per segnalarvi l'uscita, già venuta, della conclusione, diciamo, della saga del Regno d'Acciaio, Steel Rain. In realtà la storia comprende la confraternita d'acciaio ed era uscito un DLC che si chiamava Steel Dawn a novembre 2020. E ora hanno rilasciato la conclusione della storia. Questo video per segnalarvi che comunque questo è un gioco ancora piuttosto vivo ed è un gioco che comunque forse sta pagando ancora gli errori del rilascio perché lo hanno sistemato, però gli hanno aggiunto i PNG che non c'erano, questo in realtà ve l'avevo già detto, ma probabilmente sta pagando il fatto che sono passati degli anni, 1 o 2 anni credo, e soprattutto nel frattempo è uscita tanta altra bella roba. Però io continuo ad essere in disaccordo con chi dice che Fallout fa schifo, non lo voglio neanche vedere e così via, perché il gioco offre delle buone cose. In questo caso quest'ultima patch del tutto gratuita hanno aggiunto appunto la conclusione della storia della confraternita. Hanno aggiunto la stagione 5, quindi ovviamente hanno diviso tutto a stagioni in modo che uno si può godere le varie storie. C'è un tavoliere nuovo, adesso vi faccio vedere che cosa consiste. Hanno aggiunto la creazione leggendaria, quindi la possibilità di portare oggetti dell'equipaggiamento a livello leggendario. A me hanno sempre fatto impazzire queste cose del leggendario, perché comunque dà un certo spessore all'equipaggiamento, quindi dire ho trovato l'arma leggendaria oppure sono equipaggiato tutto leggendario è una cosa che mi ricorda un pochino anche No Man's Sky, nel senso che No Man's Sky vi fa soffrire molto la fame all'inizio, avete pochi soldi, però è una cosa che non è che finite la partita è finita, è una cosa che vi portate avanti ed è tutto proporzionale alle ore che giocate, cioè più vi impegnate, più ottenete cose e più le potete, vabbè, da un lato anche sfoggiare con altri giocatori facendo la vostra bella figura, ma soprattutto vi potete godere un sacco di cose passando in un percorso di crescita che comunque vi fa prima penare su alcune cose e poi vi fa sentire senz'altro meglio. Hanno aggiunto commerciante di lingotti d'oro e la quantità massima di tappi lingotti d'oro e scrip che un giocatore può avere. In realtà poi hanno aggiunto varie cose anche nelle patch passate, cioè hanno aggiunto la possibilità di avere più profili, quindi poter cambiare al volo il personaggio in base alle sue caratteristiche, insomma, perché sapete che il gioco ha le carte. Hanno aggiunto questo tavoliere dove voi potete andare a fare, spendendo gli atomi, potete andare a sbloccare tutta questa serie di cose che ricorda un po' quelle cose che fanno molto i giochi orientali, dove voi andate pian piano e sbloccate il vostro percorso. Mi ricordo su tutti i Black Desert Online, dove potete vedere che qua si va a prendere la ricompensa leggendaria. E non so adesso onestamente da dove si parta. Eccolo qui. Ricompensa comune. Da inizio sblocca un'icona giocatore. Ok. Vedete che qua possiamo con invio andare a vedere, ma in realtà devo trovare il modo di sbloccarle effettivamente. Ricompensa comune, poi abbiamo un pacco di scorte Voltec medio. Pian piano andiamo a spendere le varie ricompense. Comunque, tab annulla, andiamo a vedere. Abbiamo il nostro personaggio, abbiamo la nostra, ovviamente sempre il mondo privato, solo sottoscrivendo l'abbonamento al Fallout First, dove potete giocare fino a 8 amici. La beta, questa è una battle royale che non avviamo, però è una buona, diciamo, buon intrattenimento. E andiamo nuovamente a rivedere dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. È un gioco che mi piacerebbe molto riprendere in mano, ma come ho detto, sono uscite tante belle cose nel frattempo, quindi non lo so, perché è bello vedere anche video gameplay di gente che ci gioca appunto, come dicevo, di svariate ore e ha tante cose. E ovviamente partite all'inizio non avete niente, ve lo tenete, ma soprattutto è bello il fatto che sia completamente doppiato in italiano, cosa che ormai magari inizieranno a prenderci sempre più in considerazione. È strano vedere Bethesda fatto questo e non teso, però vabbè. Però calcolate, è uscito anche New World, uscirà New World a fine agosto e sarà anche lui completamente doppiato in italiano. Quindi tra questo e quello sono
giochi un po' diversi, molto diversi, però insomma. Ho guardato diversi video di Falconero, che saluto, e lui fece questa domanda: ma è possibile che io abbia sempre delle armi molto, molto scarse? E come vi dicevo nel video scorso, insomma, qua potete andare a uccidere il capo della banda oppure convincere a lasciare in pace le persone a cui sta dando fastidio. Abbiamo. Allora, vediamo qua i talenti, vedete, hanno aggiunto, vabbè, i talenti leggendari. Che sblocchiamo a livello 50, quindi questo ci incentiva comunque ad andare avanti, ma soprattutto c'è la possibilità che qua non ho ancora la possibilità di andare a scegliere, come vedete abbiamo, non abbiamo in realtà, varie carte da poter usare per le varie categorie, da perception, endurance, carisma, intelligenza, insomma possiamo andare a selezionarne una e possiamo crearci vari profili. Adesso qua non dovrei averli ancora abilitati, però possiamo andare a. Ah, 3 punti carisma, no, ok, niente. Crearci un secondo profilo che ci rende magari il personaggio un po' diverso da quello che già è. Possiamo andare a vedere, molto bello, come ho già detto, il discorso degli oggetti, perché abbiamo un sacco di cose. Abbiamo la pistola artigianale che al momento stiamo usando. Bolt action, no, dovrebbe essere. Adesso noi abbiamo equipaggiato revolver artigianale. Abbiamo fucile da caccia, abbiamo fucile a pompa. Non so se abbiamo colpi, però proviamo fucile a pompa. Abbiamo 7 colpi. Vediamo un attimino. Sì, ma è davvero il paradiso del loot questo gioco, come lo era anche Fallout 4, quindi. Io continuo, come ho detto, a rimanere dell'idea che il gioco sia veramente, veramente carino e che meriti comunque una possibilità. Visuale in terza persona anche. Ok. Vediamo un attimo se. Ok, sì, si shifta tranquillamente. Possibilità di raccogliere lo schiaccio comunisti. Cadavere pietrificato. Cioè, andate solo a vedere, questo è il Luna Park, ci sono tutti i giochi, cioè, io ci ho sempre trovato una gran cura in Noi tutte le cose di che. noi. Munizioni. Sì, poi ovviamente la mappa è sempre comunque bella grande e il gioco ha decisamente meno problemi dell'inizio. È possibile anche, credo, avere vari profili, ma non vorrei dire una stupidata, dei camp, perché i camp comunque sono le basi che potete posizionare per potervi magari poi generare l'elettricità e andare a piantare i vostri tavoli da lavoro e così via. Quindi qua abbiamo, cercare una fattoria. E qua abbiamo invece uccidi il capo della banda. Viaggio rapido, mi costa 2 tappi e ci andiamo velocemente. Troppo peso! Eh sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Fatemi buttare qualcosa. Un'ascia multifunzione. Mi sono quasi alleggerito. Butto 152, perfetto. Possiamo provare il viaggio veloce. Viaggio rapido, 2 tappi. Possiamo già spendere. Arriviamo rapidamente lì. Ovviamente è un gioco che vi potete godere in compagnia di amici. La cosa sarebbe meglio magari per vedere. Allora, vediamo un attimo. Per evitare qualsiasi tipo di problema, magari con le quest, come è successo a me quando avevo fatto una live con Mirko, è quello che magari l'ho iniziato insieme, l'ho giocato insieme. Però alla fine, bene o male, l'aiuto è sempre accetto perché comunque si livella, anche se un amico vi aiuta, ma non magari non fa le stesse missioni, magari fa comunque esperienza e potete avere la Cosa c'è? possibilità di trovare qualcuno. Sono La qui per sei? parlare. E qual è? Allora cortesemente, vatti. Non so la parola d'ordine, salve. Ehi, hai avuto l'autorizzazione? Nessuno può entrare senza il permesso del capo. Onestamente non lo so, quindi posso dirgli andate all'inferno lì dentro.
Oppure me ne entro normalmente. Quello non mi rompe le balle. Qualcuno che non dovrebbe essere qui? Cosa? Eccoti. Un tasto rosso. Ok. Ho ancora solo 3 colpi. Fatemi curare. Ok, ho solo 3 colpi, quindi devo prendere una pistola, una bolt action, di cui ho solo 5 colpi. Bene, fantastico. E io ho scelto la via, in questo caso, di assalto frontale, dove uccidi il capo della banda, quindi non ho neanche modo di parlarci, perché in questo caso il gioco è passato nella modalità non voglio avere niente a che fare con la diplomazia, ma lo voglio uccidere, quindi vediamo se c'è modo, ma non lo so. Vediamo se riusciamo ancora a convincerlo. Siamo arrivati qui senza eccessivi problemi, ma credo che questa parte devo avervela già fatta vedere in un video. Però vabbè. Poi il gioco è sempre ricco di dettagli. Attenzione, perché c'è un'operazione giornaliera creata. Con Ctrl Tab potete vedere le squadre. È una sorta di raid che viene effettuato, quindi comunque la community viene costantemente chiamata, magari mentre sta facendo quest. Opa. È molto bella sta cosa, che comunque uccidete con un colpo alla testa. Ovvio, non stiamo parlando di mostri, però. Ma io mi sento ancora abbastanza bene. Quindi il capo io non ho idea di dove sia. Però ovviamente lo scopo di questo video è segnalarvi, diciamo, che il gioco è ancora costantemente aggiornato. Mi hanno chiesto quelli di Bethesda di segnalarvi appunto l'uscita di questa espansione gratuita. Ma con il completamento della storia, ovviamente. Se voi vedete questo video significa che non avete mai giocato neanche la quest principale, non siete quindi digiuni di questo gioco, quindi cos'è? Vediamo. Organizzato una parata? Ok, vediamo. Voglio unirmi a voi, voglio che lasciate in pace. Ah, sì? E perché mai dovrei fare? Vediamo, questa potrebbe essere una scelta cruciale, perché sono Crane. Se avessi 8 potrei usare questa frase invece. Certo, come no. Vediamo, carisma 8 non ha neanche quello. Forse il vero tesoro è sempre stato qui, l'amicizia. Non so dove sia. Certo, molto. Che lo fa. Il capo è andato. Questo è per... L'ultimo colpo. Ok. Non ho più colpi. Direi che ho fatto già abbastanza casino. Fucile a pompa. Vediamo, fucile a caccia. Magari qualche colpo. No, mannaggia, non ho colpi. Pistola. Sì, cioè, di questa ne ho. Ok. E diciamo che abbiamo completato la missione in modo abbastanza. Però figo il fatto che sia comunque morto subito. Colpo alla testa, morto. Cosa che io odio nei giochi è quello dove dovete sparare mezz'ora alla testa. Tra cui mi ricordo anche un Far Cry New Dawn si chiamava. Insomma, quello un po' steampunk, dove comunque era tutto così. Spari alla testa tre quarti d'ora e fine. Abbiamo completato la missione un po' così. Però è figo il fatto di giocare una sorta di nuovo Fallout, che ormai è uscito da tempo, ma è online, nel senso che magari vi annoiate, fate le quest e nel frattempo arriva l'evento comunitario, allora vi spostate nel luogo dove questo avviene e andate a farlo. Basta, steampunk, viti sfuse, non so cosa farmene, vabbè. Vediamo un po'. C'è un computer rotto, cornice piccola, io prendo tutto e me ne vado. Bello, un po' di colpi. Poi le armi sono veramente carine, poi qui c'è, come dicevo, la postazione di mescita per mesciare le pozioni, bevande alcoliche, birre e vini, le potete fare. Poi in realtà l'utilità credo sia magari per venderle, però. E qua un G-Box.
che prende un disco. Fanno impazzire queste cose. Vabbè, insomma, qua si esce e si va a completare la quest. Questa è una delle tante che ci sono a disposizione. Ragazzi, questo era un video flash su, di aggiornamento su un Fallout, che è un gioco che, da quello che ho visto, è ancora vivo. So che tanti lo hanno bollato come schifezza, ed è un peccato, secondo me, perché secondo me può dare tanto agli appassionati di shooter, di gioco online e... calcolando il fatto che ci lamentiamo di continuo, non ci considerano qua, lo hanno doppiato e continuano a farlo con tutte le patch che fanno, quindi direi di fare un, magari per tante cose un po' meno difficili, un po' meno i, non so, gli indignati, i permalosi. Il gioco ha sbagliato al rilascio, ma sta comunque riscattandosi, a differenza di magari No Man's Sky, che era un po' unico nel suo genere, con quella tematica di pianeti, l'esplorazione, e quindi aveva più variabili su cui hanno messo mano, mentre invece questo, la base resta la stessa, e quindi è più difficile che la gente cambi idea qui che non quanto sia successo su No Man's Sky. Ma in ogni caso lasciatemi il vostro commento qua sotto, che cosa ne pensate di Fallout 76, se lo avete ripreso, se dopo aver visto magari questo video pensate di darci nuovamente un'occhiata. Sicuramente il peso dell'installazione non è da poco, perché si parla forse di 60-70 giga di gioco, però ecco, ho avuto modo di averne anche una copia che poi ho regalato a uno di voi, che comunque mi ha sempre commentato, insomma, e così. Se ci sarà in futuro possibilità di averne magari un'altra, la rimetterò magari in palio per altre persone. Comunque il gioco attualmente, senza considerare la versione deluxe che vi dà degli oggetti, lo trovate su Steam e costa 39,99. Fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima, ragazzi, ciao ciao!